Quello scenario che si è venuto a creare con il prione è stato molto interessante da fare, però alla base di tutto c'è stato quell'errore di distrazione, chiamiamolo così, dell'insonnia. Ed è una cosa che è dipesa interamente dal let's play perché mi sono distratto parlando, però va bene, è successo quello che è successo. Però davvero è dipeso tutto dall'insonnia, perché infatti ho rigiocato questa campagna sempre col prione, non registrando, ed è stato strafacile. È bastato seguire le solite linee guida, cioè i sintomi li devolvi, guadagni DNA. Ho preso un po' di metodi di trasmissione generici. Ho infettato tutto quanto in maniera silenziosa e poi, puff, ho sguinzagliato i cavalieri dell'Apocalisse. Quindi molto facile, molto simile al batterio. La cosa che mi ha dato veramente fastidio comunque, col senno di poi, è che in Canada la situazione si è sbloccata verso la fine, aumentando la resistenza al freddo. Cosa che all'inizio non avrei comunque potuto fare perché c'era tutta quella situazione complicata, che avevo bisogno di letalità, però avevo anche bisogno di trasmissione, insomma, l'avete visto. Però la cosa che mi ha fatto imbestialire, io ero spuntato in Groenlandia. E lì il clima era freddo. Poi avevo la resistenza al freddo livello 1 eppure non bastava. Cioè io quando ho realizzato questa cosa e lì per lì me era sfuggita, sono un attimo incazzato, quindi vaffanculo Canada, in poche parole. Però mi è piaciuto perché ho avuto la mia feroce vendetta nei confronti dell'umanità poco fa. Ora, nuova peste scoperto. Virus Necroa. Ok, ora ci divertiamo. Virus Necroa. Le prime analisi suggeriscono ottime capacità rigenerative. Mi è veramente impossibile non fare spoiler con questo coso. Ma mi pare di ricordare che è il più simpatico fra tutti da fare, o comunque uno dei più simpatici. Elica ionizzata. Credo proprio che funzioni come il virus. Quindi sarebbe il caso di prendere creazionista anziché darwinista. Però voglio fare il pazzo, voglio vedere come va, mettendo darwinista su una cosa che già di per sé muta. Proviamo. Teracita, perché no? Scusatemi. Cos'è che ho sbloccato? Ok, c'è qualcosa di decisamente strano. Ho controllato pure la registrazione per rivedere il nome della cosa sbloccata e semplicemente non spunta. Non ho idea se sono buggato o che cosa, ma non c'è nulla da fare. Io ho già in mente un nome per questo coso e potrebbe spoilerare per chi non conosce il gioco, ma non ci posso fare nulla. Devo assolutamente chiamarla così. Ora, se io fossi una cellula di zombite, vaffanculo Canada, dove sceglierei di iniziare? Non lo so. Dovrei scegliere a caso, probabilmente sarebbe la cosa migliore. Diciamo tipo in India. Così. Boh. Ora, fatemi esaminare la zombite. Trasmissione, ecco, già c'è tutta una cosa diversa. Sintomi, tutta roba diversa. Abilità. Qui almeno lo standard. Vediamo. Spostamento zoonotico. I cambiamenti genetici nei virus aumentano l'infettività e le mutazioni e rendono possibile l'infezione tra le specie. Aumenta la velocità di ricerche future, cioè sono più facili da curare.
Il sangue diventa un vettore di trasmissione, i paesi poveri sono particolarmente vulnerabili. Saliva. Il virus prolifera più velocemente nelle ghiandole salivari, aumentando la probabilità di contrarre infezioni tramite contatto con la saliva. Genoma segmentato. Il virus suddivide il genoma in molecole più piccole, aumentando le probabilità di mutazione durante la trasmissione. Sintomi. L'insonnia. Oppure ipersalivazione. L'infiammazione della ghiandola submandibolare aumenta la produzione di saliva e il ritmo di infezione. Niente, per ora devo solo aspettare. Perché lo chiama percentuale? Non lo so. Di esso si sa che ha grandi capacità di rigenerazione e ingenti necessità metaboliche, ma la sua struttura genetica resta in gran parte misteriosa. Ancora troppo presto, quanto 19? Porca! Credo che aumentare la salivazione dia un po' nell'occhio. Tipo, tutti che vanno in giro sbavando per la città. La Corea del Nord ha utilizzato dei missili di pace per salvare la stazione spaziale internazionale dalla collisione con la spazzatura spaziale causando molti detriti. La Corea del Nord, siete sicuri? Missili di pace. Vediamo, andiamoci di saliva. Il virus può proliferare nello stomaco e nell'intestino, aumentando la probabilità di contrarre l'infezione tramite feci e vomito, espansione gastrointestinale oppure saliva livello 2. Questo aumenta di molto. Il problema è che se mi affido a questo per sfruttare gli animali come mezzo di trasmissione, mi azzoppo un po' le gambe perché poi mi cureranno con più facilità. Facciamo questo per ora, dai. Di Vishnu, Shiva e tutte le altre divinità induiste, io ho creato questa cosa. 21 punti, i prezzi aumentano col passare del tempo. Continua a dimenticarmela sta cosa. Non credo valga per tutti gli agenti patogeni comunque. Comunque di sicuro ha un'instabilità più bassa rispetto al virus, perché è passato molto tempo, non moltissimo, ma sono in gioco da un po', e non è spuntata nessuna mutazione. A quest'ora il virus già ne aveva tirate fuori tipo due. Zombite ha compiuto una mutazione e ha sviluppato il sintomo ipersalivazione senza usare punti DNA. E ora iniziamo a farci notare piano piano. Polifagia, la fame compulsiva spinge a mangiare continuamente, la mancanza di igiene aumenta il rischio di infezione. Può davvero prendere una piega simpatica questo agente patogeno, spero che succeda. Ok.
sia la sceneggiatura di episodio 7, ora basta. Notizie criptiche dal mondo. Sono molto poco infetto comunque, cioè non è bassa come infettività, ma la trasmissione va aggiustata. Qui aumenterei ulteriormente la visibilità. Si vede quando si gonfia qua. Una mutazione, polifagia, eccola. Prossimo passo, gastroenterite. L'infiammazione del tratto gastrointestinale causa spesso vomito, aumenta sensibilmente il ritmo di infezione. Guardate qua come nel frattempo sta cambiando l'immagine. Questo essere umano di profilo, col cervello che prima era tutto sano e tranquillo, ora bello che è infetto. Ancora non mi hanno individuato, il che è strano perché di solito ti beccano. Il virus sopravvive fuori dal corpo in acque limpide e tiepide, riesce un'infettività specie in aree umide e la trasmissione via nave. Devo esportare la mia zombite. Questo ribollore. Nuova malattia leggera si diffonde, mi hanno beccato. Ma la malattia si stava diffondendo ed egli vide che ciò era cosa buona e giusta. India è il primo paese a istruire i medici e iniziare una cura per zombite. Visto che mi hanno beccato, inizieranno a lavorare a una cura. Vediamo, devo sfruttare gli animali per... Oh, che cosa abbiamo? Beh, insetti è classico. Pipistrello, aggiunge i pipistrelli difficili da individuare allo spettro d'ospite, accresce l'infettività e le probabilità di mutazione. Ottimo, aspetta, quant'è che costa? 15. Le prime analisi di zombite in India hanno identificato abilità rigenerative cellulari che potrebbero causare tumori. Il governo promette di prendere contromisure. Pipistrelli danno una bella botta di vita. E non c'è scritto che è specifico di un qualche clima o di un qualche tipo di paese. Gli attacchi possono essere addirittura letali. Gastroenterite. Autofagia, compulsione a mordere o ingerire parzialmente il proprio corpo, principalmente le dita o la pelle. Aumenta il ritmo di infezione. Wow. Cannibalismo, quest'icona è geniale, il cervello gli manca un pezzo alla forchetta. Compulsione estrema a mordere e mangiare altri esseri umani, aumentando sensibilmente infettività e letalità. Thank you.
20 punti. Aspetta. 23, anzi 20. È che con calma, vi ammazzo tutti, però con calma, i punti non soffocatemi. Potrei aumentare ancora i pipistrelli, secondo me ne valgono la pena perché aumentano molto l'infettività, però ho bisogno. Sono ancora un casino i paesi non intaccati e già mi hanno individuato, quindi forse un po' di resistenze. Non c'è la cosa aerea. Forse di qua se prendo il sangue. Perché ho preso la saliva ed è sbucata nell'acqua. Forse prendo questo sbuca l'aria. Oh, che cacchio è questo? Espansione urogenitale. Il virus può proliferare nei reni e nell'apparato urinario aumentando i rischi di contrarre infezione tramite urina e altri fluidi corporei. Brutta roba e quindi bella per il mio scopo. Servono. Voglio fare prima l'aria però. 14 punti. Eccoci qua. Stanno ancora lavorando ad una cura. O sbaglio? No, ci stanno lavorando, ma solo l'India e il sud-est Asia. Perché non sono una minaccia, però non ho letalità. Non ho nulla. Questa è una bella botta di infettività. Ne vale molto di più la pena se consideriamo il prezzo. Parli del diavolo, hanno iniziato la cura. Hanno iniziato la cura, quindi piano B. Guarda qua, guarda qua. Le nuove regole per il trasporto e l'igiene del bestiame rendono le aree rurali meno vulnerabili alle malattie. Nessun problema perché non ho investito sulle pecorelle per trasmettere la mia zombita. Ok, ho preso molti paesi. Ne mancano ancora un bel po', però, 26 punti. Rallenta le ricerche future. Costa solo 5. Febbre. Rallenta. Aumenta pure l'infettività. Ottimo. Fotofobia. Sensibilità e dolore quando gli occhi sono esposti alla luce del sole. Rallenta le ricerche future, ma riduce leggermente il ritmo dell'infezione. Ah. Però sono molto infettivo. Mi diminuisce pure la gravità, così magari se ne curano ancora di meno di me. L'aumento di pressione nel cervello causa perdita di conoscenza, rallenta sensibilmente le ricerche future, ma riduce il ritmo dell'infezione. Credo che possiamo permettercelo. Voglio proprio rallentare il diffondersi della cura. Cazzo, però manca meno di un anno. Psicosi. Episodi psicotici causano episodiche esplosioni di violenza potenzialmente letali, aumenta l'infettività e rallenta le ricerche future. Ora che sono anche un po' letale, saranno cazzi. Ah, e qui c'è il perno. Rianimazione citopatica. Formazione di strutture neurali complesse che permettono. Ed ecco perché l'ho chiamata Zombite. Primo decesso per Zombite.
Il governo ha inviato squadre di ricerca nei paesi infetti, sperando di trovare una cura per zombite. Credo di aver bisogno di resistenza ai farmaci. No, ho bisogno di fare questo e di diventare letale. Oh, encefalite acuta, multiple lesioni infiammatorie nel cervello causano gravi danni neurologici che portano alla morte. Sì, questo e questo. Per prima cosa questo, così non si allarmano comunque perché a loro non gli comporta niente. Guardate com'è cambiato. Zombite inizia a trasformare i cadaveri contagiati in zombie e diventerà sempre più potente con il trascorrere del tempo. L'umanità non ha idea di che cosa stia per accadere. Ma dovrebbe averne un'idea con tanti giochi, film e racconti sui zombie. Vedete? Adesso ci sono i zombie. Gli scienziati, variante modificata di zombite potrebbe essere una cura per malattie neurogenerative grazie a sua abilità di riattivare funzioni cerebrali di basso livello. Cura miracolosa. Purtroppo stanno lavorando ad una cura molto rapidamente. Mi sto diffondendo abbastanza. Hanno chiuso tipo tutto. E ci sono un sacco di paesi chiusi. Cioè non infetti, volevo dire. Ma posso ancora farcela. Resurrezione anaerobica. Le cellule cerebrali infette passano alla respirazione anaerobica. Formazione letale di acido lattico e distruzione dei processi cerebrali. Questa costa molto di meno e mi dà comunque letalità. Però ho bisogno anche di trasmettermi. Ma ho bisogno anche della letalità. Perché devo uccidere le persone. Devo essere in grado di creare zombie. Il flusso di nutrienti al lobo parietale aumenta, migliorando movimenti e coordinazione. Aumenta la gravità, soprattutto nelle aree urbane. Qui. Non aumenta la letalità, però è sottinteso che aumenta le proprietà dei nostri zombie. Il flusso di sostanze nutrienti ai lobi occipitali e temporali aumenta, vista e udito migliorano, aumentando la gravità. No, per ora questo non mi serve, devo andare a qui. Integrazione sensoriale, ok. Sono tutte cose che non aumentano la letalità. Migliorano le possibilità, le proprietà, voglio dire, degli zombie. Zombite trasforma le persone in zombie. Messi di fronte alla realtà dei fatti, i governi hanno confermato che zombite può scatenare aggressioni patologiche nei cadaveri, ma dicono che la situazione è sotto controllo. Purtroppo stanno per lavorare a una cura. Questa cosa mi fotterà. Non me la sono gestita bene. Oh, cos'è sta roba? Ah, a saperlo. Prima non l'avevo notata. Che fa? Abilita attività che permette ai zombie di formare orde che possono viaggiare per terra e per mare attaccando nuovi paesi. Il virus ritarda il rilascio di enzimi digestivi dai lisomi delle cellule, rallentando la decomposizione del cadavere. Abilità attiva che consente la rigenerazione neurologica dei cervelli dei cadaveri infetti, rianimando alcuni dei morti. Tutta roba interessante che costa poco, ma il mio problema è che stanno lavorando ad una cura.
bisogno di 8 punti. Dai, 8 punti, regà. Fine dei giochi di già. Aspetta, pausa. Sta succedendo roba. Islanda, parte il progetto Zcom. In risposta alla crescente minaccia dei zombie è stata istituita Zcom, una potente organizzazione militare il cui compito è difendere l'umanità dai morti. E io però ora che cosa faccio? Perché la cura ora la distribuiscono. Devo cercare di rallentare tutto ciò. Ho bisogno di più letalità. Serve questa. Devo uccidere le persone. Così posso avere più zombie. E vabbè, la cura praticamente non l'ho rallentata manco di niente. La cura non è molto efficace però, eh. Cina disattiva le reti cellulari. Corea fortifica gli ospedali. Marocco istituisce il centro di smaltimento cadaveri. Il governo è caduto di già. Ma quindi la loro cura non è stata efficace? Quelli neri sono i morti morti, quelli blu scuro sono gli zombie. Ok. 27, accidenti. Islanda, Zcom si sta rivelando una difesa efficace contro gli zombie. I cittadini sono pronti a tutto. Oh, cos'è? Ah, punti bonus degli zombie, grazie. Vi adoro. Guardate qua com'è diventato. Filippine, i zombie hanno eliminato l'ultimo gruppo di sopravvissuti. Non ci sono più esseri umani e senza cibo gli zombie moriranno di fame. Ecco qual è il rovescio della medaglia. Dove sono le Filippine? Qua. Poi i zombie iniziano a deperire perché non hanno più di cosa nutrirsi. Zcom ha risorse sufficienti per iniziare a operare in un nuovo paese, Islanda, aerei militari partiti all'alba, porca miseria. Tutto ciò non va bene. Rendono i zombie più vigili e aggressivi. La gravità aumenta, aumenta il fatto degli zombie. I zombie sono attirati dal movimento e abbandonano le vittime morte. È più probabile che le vittime restino infette e diventino zombie. Allora questa mi serve. Però costa un casino, porca miseria, costano. Possono viaggiare per terra e per mare attaccando nuovi paesi. Devo fare ste robe. La decomposizione controllata gonfia gli zombie. L'orda può spostarsi seguendo le correnti marine aumentando molto la velocità in mare. Movimenti involontari fanno in modo che i zombie restino coordinati con l'orda aumentando la velocità di spostamento. Aspetta, fermiamoci qua per ora. Oh, ecco come funziona. C'ho questa abilità degli zombie, vediamo. Sì, vabbè, in inglese. Comunque costa 4 DNA per mandare una spedizione di zombie. Potrei mandarla qui, ma non so onestamente cosa potrebbe succedere a quel punto.
Vediamo. Ah, mi dice comunque posso andare solo in zone limitrofe a luoghi già controllo. Proviamo qua. Boom. No, no, vabbè. Li ha mandati da qui a qua. Ma che palle. Non era quello che volevo. La prima cosa mi devo occupare è di questi tipi. Quindi facciamo da qui a qua. Vediamo che succede. Però li stanno combattendo. Ho molti punti. Molto strano come virus, indubbiamente. Rallentando la decomposizione del cadavere. Così posso rianimare i morti. La rianimazione dei cadaveri che presentano gravi ferite alla testa. I zombie rigenerati rimangono spesso immobili in attesa che gli umani si avvicinino, a vantaggio del combattimento di zombie rianimati. Permette di rianimare rianimazione di corpi gravemente mutilati. Di tutto. Ora ecco, ora posso rianimare i morti. Quindi se io vado qui in Marocco, faccio così. Ho bisogno di aumentare l'infettività comunque, perché quando gli zombie sono vivi, devono infettare. Questo aumenta di non poco l'infettività. Qua sti stronzetti continuano a inviare rinforzi. Le autorità non sono riuscite a evacuare la capitale prima dell'arrivo di ondate di zombie. La popolazione è stata massacrata. Sono posti che proprio non ho toccato, vero? Sì. Dovrò vedere di mandare delle orde dai luoghi limitrofi, tipo. Ecco, procediamo con raziocinio. Io posso mandare dei zombie da qui. No, oh. Da qui a qui. Controllo motorio migliorato. Qua ne ha mandati una miseria. E ieri blu della felicità. Vaffanculo. Cosa mi posso inventare? Ci sono molte cose. E confesso che mi è difficile gestire tutto. A vantaggio del combattimento di zombie rianimati. No, qua non c'è niente da sfruttare. Vediamo 16, 7. Capisco, non fa nulla. Sono io che sono scemo, non sto seguendo i numeri. Qua come andate in Marocco? Hanno bisogno di una mano.
Sti cazzo di Zed Outpost. Ci vuole una mano. Qui. Lazzaro, alzati e cammina. Vengono uccisi prima di poterne contagiare altri. E non sto guadagnando punti per ora. Oh, fantastico, perché a volte contagio ancora paesi. Tipo, mandiamo da qui. E questi continuano a istituire sti posti. Attacco nucleare in USA. USA sono state utilizzate armi nucleari per neutralizzare un enorme gruppo di zombie. Nessuno ha ammesso di aver lanciato un attacco. Beh, tipo siete tutti morti. Facciamo una chiamata ai morti pure qua. Sono in una posizione di stallo. Non ce la farò mai a prendere abbastanza punti per fare tutto. Sono pochi i paesi quelli non toccati, ma il problema è che esistono. Tipo, cazzo stanno i Caraibi? Qua. Posso mandare. Oh. Posso mandare una marea di zombie via. No, qua non ce n'è zombie, ridammi i miei punti. Può mandare anche via mare, no? Avevo letto le abilità. Oh, divertitevi. Nuova Zelanda, Zcom è stata annientata. Nuova Zelanda, la base principale di Zcom è stata distrutta da un'impressionante forza zombie. Non ci sono sopravvissuti. Ottimo. Ben fatto, ragazzi. Ne hanno ancora 4 però. Potrebbero crearne di altre, di outpost. Qui ai Caraibi com'è andata? Sto Marocco è ancora in combattimento. Vediamo prima di prendere ancora di più il Brasile. Sto procedendo a velocità lenta. E che palle, un altro! Ah. 13 punti, ma non posso prendere altro qui perché ho bisogno di fare queste incursioni. Qua continuano a mandare sopravvissuti ogni volta. Quindi fatemi fare così, così. Oh. Forse questa è la volta buona. Tutto questo per sconfiggerli in Marocco. E continuano a mandare rinforzi. Devo sperare che la mia mutazione mi dia altra robetta. Perché possono migliorare ancora i miei zombie. Maggiore forza aumenta la gravità. Vabbè, la gravità ce ne stiamo fregando. Che palle.
Marocco forse sta cedendo. Facciamo una transumanza di zombie da qui a qua. Ci sono molti pochi zombie per combattere. Grenlandia, uno zombie in decomposizione è stato avvistato su una spiaggia. Lo zombie è scappato prima dell'arrivo delle forze di sicurezza. Che vuol dire? Lo sai, tentativo di arresto. Aspetta, forse vuol dire che ho contagiato. Ah, quello intendeva dire che uno zombie tipo si è fatto una passeggiata dal Canada alla Groenlandia sott'acqua allegramente. Ed è riuscito a contagiare. Cioè, è solo uno zombie, però complimenti. Eroe del mondo dei non morti. Marocco qua oramai non può resistere. Adesso devo. Vediamo quali sono i paesi vivi. Ma vivi ce ne sono molti. Però tipo. No, aspetta, perché mi dice l'Italia infetto? Ah, infetto perché vuol dire che comunque ci sono degli zombie a disposizione. Per questo me lo fa comparire lì. Non so che cosa fare. Come faccio a sconfiggere tutti questi outpost? Tipo qua c'è la muraglia cinese di ste cose. Ok, fatemi spiegare un po' la situazione. Però confesso che sono leggermente stanco perché questa è la terza, quarta volta che ci riprovo. Ed è simpatica come situazione, ma non lo so, è un po' tosta. È un po' tosta per diversi motivi. Ad esempio, questo agente patogeno ha un puttanaio di abilità quando uno sblocca le abilità, quelle proprio da zombite, vera. E sinceramente è un po' difficile tenere d'occhio tutto. Ci sono i costi, ovviamente. È un po' difficile. Poi sì, vabbè, sul discorso degli outpost di Zetacom, tutto bello, ma ci sono anche altre problematiche, tipo se vieni individuato troppo presto, quando ancora non hai sbloccato gli zombie, insomma, ti curano quando arrivano al 100% e ci arrivano molto molto in fretta. Invece, se quando trovano la cura, hai già sbloccato gli zombie, non perdi. Però se non hai infettato tutti, ti ritrovi nella situazione in cui mi sono ritrovato io, cioè quella che vi mostrerò e voi a quest'ora avrete già visto. Ci sono un casino di outpost, molti stati non infetti o con pochissimi infetti, la situazione è veramente difficile da gestire. Quindi ho provato a creare il mio scenario preferito, e cioè questo, riuscire a infettare tutti senza essere avvistato. Ed è stato un po' difficile come cosa. Per riuscirci, ho levato darwinismo e ho messo creazionismo. Questa è la cosa più importante. Non ho utilizzato lo spostamento zoonotico perché aumenta il rischio di mutazione. Quindi mi sono affidato su queste robe, ma non ne ho prese troppe. Vedete, non ho preso neanche queste. Perché, altra seccatura, dovevo assicurarmi di rimanere con un buon numero di punti una volta infettato tutto il mondo. Perché adesso lo devo uccidere. E se io non ho punti, e che ne so, inizio a mettere un sintomo o due, loro lavorano sulla cura e, come vi ho già detto, se non ce la fai a sbloccare la zombite vera e propria, game over. Quindi è stato molto molto
stancante arrivare a questo punto, ma adesso credo di avere tutte le carte in tavola. Quindi voglio mandare avanti, voglio aspettare che arrivi una mutazione e poi partire da quel sintomo. Perché altra difficoltà, ad un certo punto, non ho ben capito quando, ma succede, credetemi. La malattia inizia a mutare a caso, ma proprio molte volte. Tipo ti spunta il primo sintomo, insonnia, e tu lo levi. Oh, 5 secondi dopo ti rispunta, non sto scherzando. Ora magari io starò qui 6 ore e non spunterà un sintomo, ma vi giuro che succede. Se io adesso levo questo, fra 2 minuti spunta di nuovo. È una cosa assurda. A un certo punto del gioco c'è un punto di non ritorno. Ora devo mettere tutti i sintomi che mi portano alla zombite. E mi devono portare anche a questa cosa che fa molta letalità. Anche questa fa molta letalità. Vediamo, prendo già questa per ora. Prossima tappa 27. Zombie trasforma i cadaveri contagiati, bla bla bla. Pronto, un normale controllo. E niente, devo sperare adesso di ammazzare molte persone prima che loro arrivino alla cura. E poi se ci saranno dei superstiti da qualche parte, farò la lotta con Zetacom 27. Risposta alla crescente minaccia dei zombie, eccola là. Le autorità non possono nulla contro zombite. Ok, eccola qua, e c'è la mortalità. Poi devo vedere di sviluppare queste robe. Qui la trasmissione non mi serve assolutamente a nulla. E mi servirebbero questi discorsi del richiamo del Lazzaro e la transumanza mistica degli zombie. Però vedete già adesso è molto più. Cioè, sti cazzi, ho vinto. Traduzione. Aspetta, stanno pur sempre lavorando sulla cura, ma non dovrebbero riuscirci in ogni caso. Vediamo, qualche sintomo aggressivo. No, queste cose potenziano i miei zombie, che è una cosa positiva, ma anche no. Rallenta sensibilmente le ricerche future, ma riduce il ritmo dell'infezione. Aumenta l'infettività e rallenta le ricerche future. Però è tutta roba che costa. Io potrei fare un'altra mossa più simpatica. Australia, Germania, Norvegia. E cioè, eccoci qua, così posso andare a rompergli le uova nel paniere. Becca di questo. Due a te. Germania. Oh. Due a te e poi che cacchio c'era? La Norvegia. Ora adesso vi insegno io a cercare di curare la zombita. Vediamo. Oh, troppa roba. I miei zombie sono troppo potenti. Cazzo, quanti punti. Sì, oh, ecco, sì, va. Un orgasmo di zombie, va. Sì. Ah, ce la faccio. Ciao. L'estasi, sono in estasi. Ah.
Che soddisfazione! Che soddisfazione! No, scusami, voi ancora osate esistere in mia presenza, non avete capito nulla. Ti piace vincere facile? Male che ho scoperto che c'era il tasto qua, Z. Ora vediamo appena io levo pausa. Vediamo, dai, buona fortuna. Tra l'altro siete pure infetti voi dentro sto castellino blu di sabbia. Vediamo, dai. Avanti. Io tifo per l'Arabia Saudita. Minchia. È che mi muoiono in fretta perché non ho tipo... Non ho robe per mantenerli, diciamo, si sgretolano in fretta, si decompongono. Minchia. Ora non osate dirmi che perdo perché... Mi minchio. Però è vero. Guardate, i zombie nel mondo sono pochissimi. Ho fatto la cazzata. Rallentando la decomposizione del cadavere, ecco. Avrei dovuto mettere sta cosa. Mi sono fatto prendere dall'umorismo. Mi consola che anche se adesso va a puttane perché ho fatto l'allegrotto, avevo comunque salvato prima, quindi... Andate tutti a fanculo. Però dovrei farcela, vediamo. Anche perché gli infetti comunque poi moriranno. Non hanno via di fuga, mi sto preoccupando per nulla. Pure se i miei zombie dovessero morire tutti e non ne posso chiamare altri, io ho comunque infetti. E finché ce li ho non arriva il game over. Quindi mi ero preoccupato per nulla. Ultima futile resistenza. Io penso sempre che gli ultimi sono tipo i più cazzuti sulla terra. Cioè, geneticamente i più cazzuti. Perché sono tutti infetti, quindi non importa se, che ne so, un bambino di 5 anni o un tipo mega palestrato olimpionico, sono tutti infetti, quindi conta solo la struttura genetica. Quindi ogni volta quelli che rimangono sono i più cazzuti geneticamente parlando per questo agente patogeno. Non so perché mi sembrano gli eroi del cosmo. Gli eroi del cosmo li sto ammazzando però. Riesco quasi a sentirle le grida di sofferenza, di dolore, di morte. Ah, sì. Necrosi più totale, con questo color nero. Oh, grazie. Questo color marrone decomposizione proprio. Tessuti lasciati a marcire proprio. Che bello. Queste sono soddisfazioni. Una letalità relativamente. Non lo so, è strano che gli infetti comunque non muoiano da soli così in fretta. Però vabbè. Mi sto godendo lo spettacolo.
procedono molto lentamente a morire, porca miseria. Gli ultimi 300 spartani, guardali, anzi 295. È abbastanza maniacale questa cosa che io sto qui a osservare proprio fino all'ultimo. Guardarlo morire. E dai, morite. Oh, l'ultimo. Oh, l'ultimo infetto. Cazzo, l'ultimo infetto io gli farei una statua. New uso non c'è più un cacchio, tipo. Sciacalli condannati a morte. Perché gli infetti sono lenti a morire di loro. Ciò che causava la morte, il boom iniziale, perché il mondo è morto in fretta, è il fatto che gli infetti poi si attaccavano fra di loro. C'erano che c'erano gli zombie. Adesso i zombie non ci sono più, vedete? Zero zombie. Quanti zombie ci sono nel mondo? Zero. Quindi gli infetti devono morire per conto loro in maniera atroce. 5 infetti. Terribile, sta passando un sacco di tempo. C'è roba alla The Walking Dead davvero. Che scendono molto molto lentamente. L'ultimo infetto in tutta l'Australia è morto. Sud-est Asia. Sai che il sud-est Asia ha bisogno di una mano. Zombie infettati da zombite hanno dato la caccia agli ultimi sopravvissuti umani e li hanno mangiati. I zombie andranno in decomposizione e presto il mondo resterà vuoto. Ah, soddisfazione. Ah.